Gentili telespettatori, buonasera, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata molto ricca che si divide appunto in più parti. Beh, Polifemo è un open space che deve dare, che vuole e deve dare spazio a tutti. Nella prima parte saremo con Vincenzo Leo. Buonasera Leo. Buonasera. Vincenzo Leo è appunto il presidente provinciale di cittadino e provinciale del settore del comparto stabilimenti balneari di Confcommercio, ma lui fa parte anche del Consiglio nazionale appunto sempre per la categoria stabilimenti balneari. È impegnato in questi giorni, in questi mesi, con il comitato appunto No alle Trivelle, sappiamo tutti, il referendum che ci sarà il 17 aprile. Dobbiamo difendere il nostro territorio, dobbiamo difendere il nostro mare e, questa è una mia opinione, ma condivisa da tantissimi, dobbiamo scrivere sì, perché dobbiamo difendere ciò che ci appartiene. E allora, Vincenzo Leo, intanto grazie per aver aderito al nostro invito. Andiamo subito al nocciolo della questione. Si parla tanto di alternativa alla grande industria, si parla tanto di sfruttamento della risorsa mare e poi dobbiamo vedere il nostro mare violentato attraverso questo fenomeno, questo progetto, queste ipotesi più che fondate di selvagge e barbare trivellazioni, per non parlare poi di tutti i danni che si creano all'ecosistema e quant'altro, i danni anche al settore ovviamente. Prego. Ovviamente sì. Bene, io colgo subito la palla al balzo per dire sì, votiamo sì, votiamo sì e fermiamo questo possibile scempio per il nostro territorio. Pensate che ci sono in atto 21 trivellazioni in corso, di cui 7 nell'Adriatico, 7 nel Tirreno e 7 nello Ionio. Allora, perché noi dovremmo votare sì? Dovremmo votare sì, dobbiamo votare sì, solo ed esclusivamente per porre fine al termine della concessione che queste grandi multinazionali hanno con l'Italia per le prospezioni petrolifere. Cioè significa che se noi votiamo sì, al termine delle loro concessioni, fra 10 anni, fra 5 anni, fra 8 anni, non potranno più avere il rinnovo. Cioè diciamo sì e blocchiamo l'estrazione di petrolio, questa energia esauribile. Perché stiamo parlando di energia che si esaurisce e che crea, pensate, grossi problemi, perché dobbiamo fare un'analisi molto approfondita sulla questione del petrolio. Non è solo ed esclusivamente un problema di inquinamento ambientale, di risorsa esauribile. Qui stiamo parlando di guerre, cioè oggi nel mondo scoppiano le guerre, si stanno compiendo delle guerre solo ed esclusivamente per il petrolio. Noi ci ritroviamo una valanga di profughi, di gente che ha bisogno di aiuto solo ed esclusivamente perché nel mondo ancora si pensa che il petrolio sia l'unica energia. Non è così. Non è così. L'Italia, pensate che l'Italia ad oggi circa il 40% dell'energia è una energia inesauribile e rinnovabile. Cosa significa questo? Che non si esaurisce, che si rinnova, è un'energia a costo zero, e forse questo è il vero problema, perché è un'energia a costo zero, e a costo zero nessuno fa le guerre. Per il sole nessuno ha mai fatto le guerre, le facciamo noi perché ci teniamo al territorio e il sole ci dà vita, ci dà benessere. Ecco, Leo, oltre ai danni, no?
all'ecosistema, danni che sono sotto gli occhi di tutti, ci sarebbero, purtroppo il sonno mi viene dando per scontato quello che potrebbe accadere, proprio dei danni all'economia legata al mare. Pensiamo agli stabilimenti balneari, ma pensiamo a tutto ciò che ruota intorno al mare. La classe politica come si sta muovendo? Ho visto che Emiliano ha preso una posizione molto rigida, molto dura e fa bene nei confronti del governo, però poi ci sono altre forze politiche, anche tipo il PD, che giocano su più tavoli, un colpo al cerchio e un colpo alla botte, una equivocità pericolosa. Purtroppo dobbiamo registrare queste lobby. Le grandi multinazionali tipo la Shell, la Petroceltic, sono delle multinazionali che purtroppo, dobbiamo dire, essendo delle potenze economiche, riescono anche a convincere i più scettici su queste questioni. E quindi è facile che un onorevole, un senatore possa cambiare idea dalla sera alla mattina se magari gli promettono qualcosa di più rispetto a chi può promettere serenità, benessere e longevità. Il problema di fondo è proprio questo. Non riusciamo a capire coloro che continuano a pensare che l'unica fonte economica per il settore, anche parliamo delle nostre cose, per esempio per l'Ilva, allora dovete pensare che l'energia del carbone, l'energia del petrolio è ormai superata. Immaginiamo che l'Ilva possa essere alimentata con l'energia idroelettrica, energia eolica, energia geotermica, per non parlare dell'energia solare. Allora questa sarebbe una vera e propria green economy, ma è probabile, anzi di questo ne siamo anche certi perché ho seguito alcune interviste sul web, sui telegiornali e sulla stampa, che qualche pinco pallo così molto improvvisato e forse un portantino che viene pagato a gettone, foraggiato da qualche punto multinazionale, arriva e dice che l'energia in Italia deve essere quella del petrolio perché noi non abbiamo altri fonti. Ma pensate che si sta compiendo un altro scempio sul territorio, che è quello della TAP. Allora, si vuole portare il gas dall'Azerbaigian in Puglia per alimentare l'Italia. E allora questo è stato permesso, si sta compiendo, forse il presidente Emiliano riuscirà a spostare un attimino l'approdo, non più alla Torre dell'Orso, ma forse la sposterà un pochettino, insomma. Di fatto il problema esiste e si continua a parlare di gas, che è un'energia esauribile. Io punto su questo per far capire che le scosse telluriche, i maremoti, tutto ciò che il terreno è una reazione che il terreno ha, è frutto nient'altro che questo. Voglio dire, non ci dobbiamo stupire quando ci saranno i terremoti che devasteranno i nostri centri, le nostre città. È frutto non altro che un'estrazione in profondità del petrolio, del gas, del carbone, che determina una situazione di questo tipo. Allora, è impensabile, è anacronistico continuare a pensare che l'economia debba girare col petrolio. Gira col petrolio solo la bustarella, la mazzetta, attenzione, non fatevi convincere da coloro che pensano che realmente si può fare economia col petrolio. Andate a votare, votate sì per contrastare la mazzetta, per contrastare quei politici idioti che continuano a pensare che questa sia possibile. Pensate che in Germania, già nel 2009, rispetto all'Italia, sono state realizzate fonti rinnovabili per 30.000 megawatt. 30.000 megawatt.
In Italia siamo ancora a 760 megawatt, ma già di fatto tutto ciò produce il 40% dell'energia utile per il nostro territorio. Quindi pensate un attimino, se il governo avesse pensato a prolungare quelle che erano gli incentivi per gli impianti fotovoltaici, soprattutto al sud Italia, dove il sole, diciamo che l'abbiamo per 365 giorni all'anno, pensate cosa avremmo potuto produrre. Leo, c'è un altro aspetto però positivo. Mentre il palazzo fa le cose sporche, diciamocelo senza se e senza ma, grazie al cielo cresce la coscienza popolare, cresce la consapevolezza, cresce l'attaccamento dei cittadini al territorio. Questo è già un qualcosa di positivo. Sì, questo è estremamente positivo. C'è una maggiore, una maturità, ecco. Sì, la gente sta prendendo coscienza e non ci sono più i capi popolo su queste questioni che riguardano tutti, che poi per Taranto, voglio dire, è una situazione molto sentita, perché insomma, i disastri che ha prodotto in questi anni l'Ilva sono frutto di scelte, ahimè, obsolete ormai, ma è impensabile che si possa continuare a utilizzare dei fonti esauribili come il carbone per alimentare. Voglio dire, siamo in una situazione di impasse generale. Dobbiamo pensare al futuro. Il futuro non è più l'energia fossile, il futuro è tutt'altro. Quindi allontanate coloro che vogliono parlarvi di questa come opportunità, perché non lo è. È un disastro ambientale, lo vedete tutti i giorni. In America quel disastro che fu prodotto da una nave cisterna che si ruppe e uscirono milioni e milioni di ettari. Cioè, vi ricordate quello che successe? Potete immaginare cosa potrebbe succedere nel nostro bellissimo mare, certo, un disastro di questo tipo? Ma noi tipo? Abbiamo purtroppo la realtà, io sogno, questa è una mia idea, poi qualcuno dice ma tu come giornalista dovresti essere super partes. Certo che sono super partes, perché io sono a favore della vita, sono a difesa della vita, e l'Ilva e l'Eni e le altre non fanno altro che fare scempio del territorio. Allora io mi domando, ma immaginate voi una Taranto senza Ilva? Immaginate voi una Taranto in cui, dico per dirne una, noi abbiamo le due isole, che era di San Pietro e San Paolo, la Marina aveva dismesso l'isola di San Paolo e il Comune non è stato neanche capace di acquisirla. Ma immaginate delle navette, immaginate tutto quel traffico, quel circolo virtuoso che si crea intorno al mare e quant'altro, perché vivono gli alberghi, perché vivono i ristoranti, perché vivono i bar, perché vive tutto. Tanto poi, al di là delle vicende giudiziarie, signori cari, l'Ilva è condannata dal mercato. E quanto prima, quando uno meno se l'aspetta, l'Ilva potrebbe dire chiudiamo la baracca. E più di qualcuno si troverebbe col sedere per terra. Per cui preveniamo, creiamo già da ora i presupposti di una Taranto senza Ilva. Dici bene, è condannata dal mercato. Facciamo questa analisi, seppur brevissima, sulla qualità dell'energia da utilizzare nell'Ilva. Oggi l'Ilva lavora esclusivamente con carbone, va bene? E il carbone ha un suo costo. Immaginiamo per un attimo, lo dico a tutti i dipendenti dell'Ilva, i dirigenti e coloro che ritengono che l'energia fossile sia ancora una risorsa importante, lo dico esclusivamente a loro. Immaginate l'Ilva che produce energia a costo zero, cioè energia rinnovabile, eolica o energia fotovoltaica o idroelettrica. Abbiamo le condizioni per poterla creare. Significherebbe abbattere del 70% i costi effettivi della produzione, e cioè ritornare ad essere super competitivi a livello mondiale. Questa è la grande sfida che noi dovremmo prendere, dovremmo cercare di rilanciare l'energia alternativa, che può servire anche per rilanciare l'economia di un'azienda importante a livello europeo come quella dell'Ilva. Okay.
Leo, siamo in conclusione, facciamo un appello magari a chi ancora è indeciso. Io penso che tanti siano decisi, però il governo ha giocato sporco, perché se il referendum, anziché il 17 aprile, fosse stato unito, ci fosse stato l'election day, quindi insieme alle elezioni amministrative, sarebbe stato molto più facile raggiungere il quorum. Il Renzi ha fatto il Pinocchio furbo, ma io penso che dobbiamo sbugiardarlo, dobbiamo smascherarlo, dobbiamo andare a votare, dobbiamo votare sì. Beh, 4 giorni prima del 17, quindi il 13, la Corte Costituzionale dovrebbe anche esprimersi sulla possibilità che il referendum possa essere accorpato all'election day, cosa secondo me improbabile, però è una speranza che magari cogliamo con un 10% di possibilità. Detto questo, andare a votare è molto importante. Non pensate che non si raggiunga il quorum e per questo io non vado a votare o una cosa che non è interessante. No, qui stiamo parlando del nostro futuro, dei nostri figli soprattutto, del futuro nostro e dei nostri figli. Perché qui, se le guerre continueranno a livello mondiale, allora la situazione interesserà più noi europei, gli americani e coloro che hanno, diciamo, un benessere ormai conclamato, rispetto ad altri popoli che vengono sfruttati. Allora dobbiamo smetterla di pensare che noi siamo i colonizzatori del mondo. Noi non possiamo più colonizzare nessuno, dobbiamo soltanto contribuire a una vita ecosostenibile. Ed ecocompatibile. Andate a votare il 17, andate a votare, scrivete sì, perché significherebbe abrogare quella legge che ancora permetterà in futuro il rinnovo delle concessioni. Stop alle trivelle, fermiamo le trivelle, sì. Votate sì. Bene, Leo, il momento dei nostri saluti. Leo dice votate sì, Polifemo dice votate sì. Sì per la vita, sì per il futuro dei nostri figli, e Leo, saremo sempre insieme in queste battaglie, di civiltà. Ora, ecco, proprio nell'ottica della valorizzazione delle nostre risorse, la Settimana Santa, i riti di Taranto e insieme ai riti di Taranto tutta una serie di eventi collaterali che devono proprio valorizzare il nostro patrimonio storico, culturale, artistico, alternativo alle brutture della grande industria. Quindi questo richiamo a vivere tutta la Settimana Santa e gli eventi connessi, e poi la fascia pubblicitaria. Poi nella seconda parte, l'USB. Non cambiate canale, restate con noi. Pasqua 2016, Taranto con i suoi riti, la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura, i suoi tesori e i suoi eventi. I riti della notte tra il giovedì e il venerdì santo, allorquando l'Addolorata esce dal pendio di San Domenico in Città Vecchia. Il suo dolore e la sua sofferenza rivivono nell'animo dei presenti in una cornice suggestiva e ricca di pathos. È il mistero che diventa fede e la tradizione che diventa partecipazione. Nel tardo pomeriggio del Venerdì Santo esce dalla Chiesa del Carmine la processione dei misteri, 11 elementi tra simboli e gruppi lignei raffiguranti episodi della passione di Gesù, portati appunto in processione dai perdoni. Non solo riti, ma tanto altro ancora. Mysterium Festival dal 9 al 27 marzo. Fede, arte, storia, tradizione, cultura, cinema. Mostre, musica, convegni, installazioni artistiche, enogastronomia, percorsi artistici, teatro. E ancora,
itinerari ed eventi culturali tra aree archeologiche, monumenti, ipogei e musei della città vecchia di Taranto, dal 12 marzo al 7 aprile. Marzo, mese della cultura, una molteplicità di eventi a partire dall'8 marzo fino a Pasqua ed oltre, che vede coinvolti anche l'intera rete dei musei cittadini, associazioni e club service, le confraternite e le scuole. Un'offerta culturale concentrata nel mese, particolarmente intensa, che vuole dare il segno in un impeto di crescita della città in direzione della cultura. Orgogliosi di mostrare Taranto nel mondo.